Ciao a tutti, popolo YouTube. Ecco voi un nuovo video. Ciao a tutti. Oggi vi volevo far vedere l'ultimo ordine che mi è arrivato, cioè il primo ordine che ho fatto da Minera Liberi. È un sito italiano per tutte le materie prime, contenitori, tutto quello che riguarda la cosmetica e il make-up fatti in casa, ovviamente. Ah, mancavano un pochino di cose e ho voluto fare un ordine. La mia musa ispiratrice ovviamente Carlita Dolce, non ci sono dubbi, la saluto, ciao Carli. Comunque vediamo l'ordine in sé. Quindi, prima di tutte c'è la cera di Carnauba. Carlita la usa molto nei suoi cosmetici e nel suo make-up. Voglio provare anche io questa cera oltre la cera d'api che vedete in precedenza. Comunque, se la vedete questa, cera di Carnauba, eccola qua, provenienza tutto 50 grammi e sarebbe questa. Spero la vedete bene, eccola qua, tutte le mini scagliette. Sono i contenitori molto carini, molto professional. Poi alcol cetilico, che per compattare mi sembra che sia l'ideale. Comunque lo proverò, è in postiglietta, se lo vedete, eccolo qua, alcol cetilico a fuoco, ok. Poi questo, il burro di karité. Io prediligo sempre il burro di cacao, però volevo provare anche il burro di karité, visto che a tanti piace, io ho provato delle creme a base di burro di karité, però non mi erano mai piaciute perché risultavano troppo grasse per la mia pelle. Invece voglio provare direttamente con il burro di karité puro, vediamo, in questa confezioncina da 200 grammi, eccolo qua. Poi l'argilla bianca, nell'indice c'è scritto caolino, che come base per il make up è perfetta, e anche per fare le maschere viso è una base perfetta, basta che ci abbia nell'inci il caolino o caolin. Questa sono 100 grammi. Minera Liberi è un sito italiano, le spedizioni sono basse e vi arriva tutto in poco tempo e i prezzi sono bassi per la qualità e per quello che c'è nel sito, quindi è approvato. Finalmente ho trovato un sito come si deve, grazie Carlita. Poi continuiamo con i barattoli, eccola qui, parlavo prima, c'è un po' di carta, cera d'api bianca, se la mette a fuoco, grazie, inci cera alba 100 grammi e un pastigliette. Queste confezioni sono davvero fighissime, mi piacciono troppo. Basta. Chiuderete il video dopo questo. Un altro burro di karité, non so se è uno sbaglio o ne hanno inviato in più, perché io ne avevo ordinato solo uno, ne ho due, quindi perfetto, ne farò molte di più. Eccolo qua, ne ho parlato prima, base per il make up e le creme, il burro di karité. Questo è il talco cosmetico, se lo metto a fuoco, grazie. Talco cosmetico, base per make up, soprattutto per gli illuminanti, le ciprie, tutto il make up in polvere, se lo fate. Io adesso inizierò a farlo, se lo metto a fuoco, grazie. Comunque in polvere, eccolo qua. Poi pescare, qui dentro dovrebbe esserci la bacchetta di vetro, quella per mescolare, non la voglio ancora aprire, la aprirò quando farò il video tutorial.
poi questa devo aprirla, aspettate un secondo se riesco ad aprirla. Ce l'ho fatta, eccomi. Allora, questo è un contenitore per cipria nero con il suo sifter, e addirittura, se lo vedete, lo metto a fuoco, aspettate, faccio un pochino di zoom se riuscite a vederlo. C'è il suo sifter e anche il suo cuscinetto per dare la cipria piumino, ecco. Perfetto. Poi ho preso l'ossido rosso, l'ossido giallo, eccolo qua, aspettate che se è un aiuto, ma devo tenere, ho capito, sì, il cavalletto è un po' smarcio, comunque ve le avvicino e basta. Ok, l'ossido giallo, l'ossido rosso, l'ossido ultramarina blu, che è così sparaflescioso in video, in fotocamera, ma non è così azzurro, è molto più blu, la videocamera è sfalsato. Questi tre sono le basi per fare tutti i colori, mi pare, e l'ossido nero, eccolo qua. Confezioni tutte da 10 grammi, faccio vedere l'inci se qualcuno potrebbe interessare, ecco qui. Come omaggio ho ricevuto queste tre mica ametista che ho appena visto sono saltata dalla sedia, perché io ho il mio colore preferito, se non lo sapete. Io, se avete visto i video vecchi, ho tutta la camera viola. Poi la mica pesca, che con questo penso farò il correttore arancio per le occhiaie, penso proprio di sì, e mi farò presto il tutorial. Se la mette a fuoco, mettila a fuoco, please. Non la metterà mai a fuoco, bene. Comunque, mica pesca. E la mica interferenza verde. Aspettate se riesco a mettere un po' più a fuoco, magari. Il fuoco si è andato a benedire, ok. Vede, non riesce a inquadrarla, eccola, mica interferenza verde, inci, eccolo qua. È un bianco perlato con delle perlescenze verdi. Poi ho preso qualche bottiglietta che adesso apro, aspettate, quindi rimetto a posto duro. Forbice, che qui è tutto stra impacchettato, non avete pericolo che la roba si impacchettano benissimo. Allora, ho preso il pantenolo, è come la vitamina E, come un altro nome, ma adesso non mi viene in mente. Comunque è una vitamina e fa anche da conservante, se non erro. Il pantenolo, poi, scusate, il famosissimo Cosgard, che è un conservante per conservare tutti i vostri cosmetici. Se lo mette a fuoco, non mette più a fuoco, mi fa molto piacere. Non abbiamo un grandissimo rapporto, però
la vicenda, vediamo se lo metto a fuoco. Eccolo qua. Col Guard che è un conservante. Ultimo prodotto del pacco è la glicerina vegetale. Adesso la metto a fuoco. Metti a fuoco, grazie. Eccola qua. Glicerina vegetale. È molto utile per il make-up e per i cosmetici fatti in casa. Quindi la scatola, come vedete, è vuota. Adesso io andrò a rimettere tutto a posto. Vi ringrazio per aver visto il video, se non siete iscritti iscrivetevi al canale, mettete mi piace, condividete il video se vi è piaciuto e vi mando un bacio, ciao!